I giorni precedenti la festività del Santo Natale sono stati una buona occasione sfruttata dalle società sportive crotonesi per riunirsi, tracciare un primo bilancio della stagione appena conclusasi e festeggiare in allegria scambiandosi gli auguri. È stata una buona occasione anche per noi per raccogliere e trasmettervi i loro auguri. Aldo, siamo a Natale. Gli auguri tuoi e del mondo giudovistico a tutti gli sportivi crotonesi. Diciamo, gli auguri più sinceri, più vivi e più veri sono quelli che praticamente vengono fatti dagli sportivi, perché lo sportivo per natura è leale, è disponibile, diciamo, è passionale. Noi ci auguriamo che tutte le discipline sportive, non soltanto il judo, possono portare manifestazioni di livello a Crotone, in modo che praticamente, diciamo, riviva questa città momenti diversi, dove c'è un afflusso di gente nuova e soprattutto l'immagine della città portata fuori, diciamo, come momento positivo, perché noi abbiamo una Crotone che è bellissima e che andrebbe vissuta e conosciuta. Buon Natale. Grazie altrettanto a tutti. Gli auguri del presidente del CONI e del CONI provinciale a tutti gli sportivi crotonesi. Ma intanto un carissimo augurio di buon Natale a tutti i praticanti, ma anche a tutti quelli che seguono lo sport da spettatori. E poi speriamo che sia un 2011 felice, che per la nostra realtà, che in questo momento soprattutto sul piano economico vive una difficoltà veramente notevole, speriamo che sia un anno migliore, un anno di rilancio. E che proprio partendo dallo sport, che è una delle note più positive del nostro territorio, Crotone possa tornare in auge. Segreto, cioè, non è soltanto avere degli atleti, ma avere dietro le spalle dei genitori, dei dirigenti che veramente rubano il tempo alle proprie famiglie e fanno grossi sacrifici economici per portare avanti i giovani, per poter praticare in un mondo pulito, perché lo sport, a parte quei casi, diciamo, eccessivi di doping, qui da noi si può dire che è un mondo veramente un'isola felice. Quindi vedere e toccare con mano questa realtà penso che sia un motivo di soddisfazione, dire che anche in una situazione economica difficile come questa ci sono almeno delle prospettive di giovani veramente che non soltanto sono quelli che hanno problemi di devianza, ma sono anche quelli che, come loro, diciamo, danno un grosso risalto e lustro alla nostra provincia. Questo è il messaggio più importante e quindi anche questo Natale, al quale ne approfitto anche per augurare a tutte le famiglie crotonesi l'augurio di un Natale sereno. Soprattutto penso che sia un messaggio importante che lo sport può essere un volano per questo territorio. Uno, due, tre. Vai!